È in funzione già da questa mattina SOS Sordi, un servizio di pronto intervento della Polizia Municipale di Pescara per le persone con problemi uditivi. Il pronto intervento a portata di clic nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Emergenza Sordi APS di Roma, presieduta da Luca Rotondi, il Comune di Pescara con l'assessore Nicoletta Dinisio, la Polizia Municipale comandata dal colonnello Danilo Palestini e l'Associazione Accessibilità ed Eventi DEAF APS di Montesilvano, coordinata da Donatella Ruggeri. 2. I canali di attivazione della chiamata di emergenza, Municipium e Telegram, come spiega il comandante Palestini. Da una parte abbiamo l'app Municipium, che è possibile scaricare, all'interno della quale c'è una sezione dedicata alle segnalazioni. È già operativa la sezione delle segnalazioni riservata ai sordi. Questa segnalazione arriverà alla sala operativa della Polizia Municipale di Pescara, che avrà una sorta di leggibilità, avrà la possibilità di leggerlo in maniera immediata attraverso una notifica push che segnalerà il grado di priorità della segnalazione. Per quanto riguarda Telegram, che è invece un social che stanno già usando in altre realtà territoriali, loro creeranno un gruppo, come hanno già creato, un gruppo che si chiamerà SOS Sordi, e attraverso questo gruppo, che sarà poi interfacciato con la Polizia Municipale di Pescara, sarà possibile mandare il medesimo messaggio o comunque fare la stessa prassi che attraverso Municipium permette di inoltrare un messaggio o una richiesta d'aiuto. Un passo in più verso l'efficientamento della macchina amministrativa al servizio dei cittadini, che darà ascolto e dignità a tutti, anche ai non udenti. Siamo veramente fieri di aver fatto questa app che permette con un solo clic l'aiuto a tutte queste persone che si potranno trovare in difficoltà e quindi un'accessibilità immediata. E questo l'obiettivo fondamentale è quello dell'inclusione. È importante proprio per la città di Pescara che ci sia questa rete in modo che si possa collaborare anche a livello nazionale. In vista anche dell'estate, fornire questa accessibilità perché tantissimi sordi verranno come turismo in vacanza qui a Pescara e quindi la polizia locale è già pronta con questo servizio. Un servizio a sostegno dei non udenti è attivo anche presso il centro vaccinale Palafiere di Via Tirino a Pescara, gestito dalla Protezione Civile Valtrigno. Abbiamo lavorato a fianco delle persone con sorde, accompagnandole dall'ingresso fino alla registrazione finale nella APS vaccinale di Via Tirino. Questa applicazione ci semplifica molto la vita in situazioni di emergenza, in situazioni sociali, sanitarie, che possiamo avere un contatto diretto con la polizia locale. La pandemia come l'avete vissuta? La pandemia l'abbiamo vissuta un inferno, perché le persone, chi non conosce la sordità, perché è una disabilità invisibile, allora quando parliamo giustamente non sa che c'è una persona sorda, giustamente non viene il pensiero di abbracciare la mascherina. E allargheremo pure in altri comuni per far sì che l'Abruzzo diventi tutto accessibile.